Grazie, eccellenza. Due cose volevo dire prima di tutto. La mia sarà una relazione un po' breve, corta, io non ci metterò tanti tempo. La prima cosa che volevo dire è che, ascoltando l'esperienza dei miei confratelli, dicevo beati gli apostoli che non avevano le parrocchie. Almeno non avevano tutte queste problemi e difficoltà che noi segniamo oggi. E la seconda cosa che volevo dire è che me li ha tolti lì le parole, che non dimentichiamo che questa è l'opera di Dio. Noi non siamo proprietari di nulla, le parrocchie non ci appartengono, neanche le diocesi, vero? È l'opera di Dio. E allora se siamo qui, è Lui che ci ha portato fin qui, e lo farà ancora quando noi non ci saremo ancora. Niente, la nostra relazione, siamo nell'Alta Val Borbera, siamo tre sacerdoti che facciamo un'esperienza insieme e che insieme gestiamo o amministriamo piuttosto 18 parrocchie, senza contare gli oratori che d'estate si aprono e dove andiamo a celebrare appunto le feste patronali. E niente, tutto è partito dal 2015, il primo incontro che abbiamo fatto con Sua Eccellenza qui, e dove lui ci ha motivato a sua volta da Papa Francesco a fare questa chiesa delle porte aperte, un'uscita missionaria. E allora di lì abbiamo preso l'iniziativa invallata di accogliere questo invito, di concretizzarlo. E lo abbiamo concretizzato noi tre sacerdoti, invitando i laici che lavorano con noi, che ci aiutano nell'amministrazione delle parrocchie, che tengono molto bene le nostre chiese, e sono le persone più prossime. Con loro abbiamo iniziato l'esperienza del primo consiglio pastorale interparrocchiale. È la prima iniziativa che è nata lì. E allora abbiamo invitato diverse persone, una quindicina, poi ne sono arrivate un po' parecchie, una ventina, una trentina di persone, e dal 2015 abbiamo costituito appunto questo consiglio pastorale interparrocchiale. E allora, per dare iniziativa concreta alla richiesta appunto del Papa e del nostro Vescovo. Inizialmente il consiglio è stato costituito da 15 persone chiamate dai noi sacerdoti per avere questo cammino da intraprendere insieme. E le prime due iniziative del nuovo Consiglio Pastorale quali sono state? Beh, la prima, la redazione di un bollettino con scadenza mensile che informerà sulle attività parrocchiali e interparrocchiali. E questo è il bollettino che noi ogni due mesi elaboriamo, dove informiamo un po' le attività che facciamo in comune. La seconda attività che ci ha mantenuto, che la manteniamo ancora, e che è come il collante della nostra esperienza, è l'adorazione eucaristica. E allora questa è stata un'esperienza molto bella, perché noi la facciamo mensilmente e l'abbiamo chiamata adorazione eucaristica vocazionale, pregando anche per la vocazione della nostra diocesi e della Chiesa. È bello perché lì abbiamo fatto il percorso di tutte le nostre parrocchie, di tutte. Io avevo proposto, già che d'estate siamo un po' più impegnati perché ci sono tante feste patronali, magari di smettere un po' d'estate, lasciare un po' di riposo, ma loro non hanno voluto, non hanno accolto l'idea, gli hanno chiesto anche i laici di continuare a fare l'esperienza, e comunque tuttora facciamo noi l'esperienza dell'orazione eucaristica. Tante volte saremo una trentina, una quarantina di persone, siamo arrivati anche una cinquantina di persone all'adorazione eucaristica, d'inverno e d'estate la facciamo. Con il Consiglio ci la doniamo ogni, quando abbiamo appunto bisogno di parlare ancora, di programmare qualche cosa, e abbiamo programmato ancora degli incontri con i sacerdoti, con i missionari, come approfondimento della catechesi. Allora invitiamo la gente, le nostre comunità, sono parrocchie un po' piccole, nell'Alta Val Borbera, le più grandi sono Cabella, Cantalupo, Rocchetta, gli altri sono in montagna, piccoli, però comunque ce ne sono delle persone. Facciamo questi incontri con i sacerdoti, con i missionari, che ogni tanto li invitiamo perché vengono a parlarci un po' alla comunità. Abbiamo programmato insieme anche un pellegrinaggio, l'abbiamo già fatto, e adesso siamo in corso di preparare la nostra festa della terza età, contando un po' con gli anziani,
valorizzare un po' i nostri anziani, farli sentire un po' appunto la nostra vicinanza, un po' di più. E questa festa l'abbiamo programmata per il 9 giugno, siamo già un po' in fermento e ci sono le persone, le donne che sono un po' entusiaste, come si dice emozionate, entusiaste, io parlo italiano, entusiaste, sono un po' emozionate, sono entusiaste e stanno programmando, si stanno andando a fare per lavorare. Questo è così una cosa molto, io sono latinoamericano, magari poco razionalista, ma mi piace molto di più agire. Diceva, chi era Don? Aspetta che mi sono razionato. Qualcuno diceva, io dicevo Don, e come si chiama il santo di qua? Don Orione. Diceva Don Orione, ora è il lavoro, vero? Giusto. Era lo scopo, mettervi un po' in suo mondo. Ascoltando il nostro vescovo, noi diciamo piuttosto, ascolta e agisci. Grazie. Don Luca e Don Claudio, vedete che queste, mi permetto di sottolineare una cosa di questa esperienza, non so se è stato colto da tutti, la prima cosa che è stata fatta è stata proprio l'adorazione insieme. Se io sono certo che se avessero fatto la prima riunione, nella prima riunione si fossero riuniti dicendo dobbiamo fare il bollettino insieme, non sarebbero riusciti a mettersi d'accordo. Lo hanno fatto dopo mesi in cui si incontravano nelle diverse parrocchie per un tempo di preghiera, dove non c'era nulla da decidere, c'era da conoscersi, c'era da pregare insieme conoscendosi, condividendo anche luoghi, esperienze. Questo è un fatto importante che ci aiuta un po' a superare anche i limiti appunto del campanile. In un incontro proprio lì nell'Alta Val Borbera, una persona anziana facendo questi nostri discorsi mi diceva: ma ha ragione eccellenza, però vede, noi siamo cresciuti che il parroco ci diceva dobbiamo costruire il campanile mezzo metro più alto di quelli di sotto. Dice il campanilismo lì in senso di mattoni proprio. Dice, capisce, noi siamo cresciuti così, però adesso capiamo che siamo chiamati a cambiare. E questo è interessante, secondo me, che anche una persona anziana vedendo situazione diversa abbia comunque il desiderio anche di lasciare uno schema vecchio con il quale ci è cresciuto, e che intendiamoci, magari allora quella competizione poteva anche avere un certo valore, se vogliamo, se poi non diventava chiusura, chiaramente lì insomma era un po' abbastanza belligerante la cosa. Però capite, adesso però c'è un passo da fare, non dico che dobbiamo buttare giù il mezzo metro di campanile in più, però nella nostra testa, nel nostro cuore, quell'apertura che superiamo da un'esperienza comune di conoscenza e di preghiera, i passi che sono stati fatti in questa esperienza partono da lì.